La possibilità di essere parte di un film che non casualmente esce sul mercato internazionale nell'ottantennale delle Olimpiadi più famose della storia è qualcosa di più di un privilegio. Alle volte lo senti quasi come un dovere di provare a raccontare ai ragazzi italiani: state attenti, guardate, impariamo insieme, perché è molto vicina a questa Olimpiade. Il mondo è cambiato e oggi Owen sarebbe uno con tutti gli sponsor che vuole, mentre a quell'epoca era uno che non poteva nemmeno dormire in un albergo di New York. Era uno che continuava a pensare che i suoi nonni erano schiavi, che doveva guardare il mondo da un'angolazione diversa. E Jesse Owens è l'atleta simbolo, l'atleta che più di tutti sembra contrapposto, per via delle circostanze razziali, all'idea preponderante delle Olimpiadi del 1936. Ma la storia viene scritta da chi vince, e chi vince ha voluto contrapporre, come sempre, Jesse Owens, afroamericano, con Adolf Hitler e Joseph Goebbels, teorici della supremazia della razza ariana. Ma se chiedete a Jesse Owens, e lo ha scritto, e soprattutto a sua figlia Marlene, che ha ispirato questo film, no, il vero problema fu che il presidente Roosevelt, uno dei presidenti fondamentali del XX secolo americano, non trovò mai un momento nemmeno per mandargli un telegramma di felicitazioni per quelle quattro storiche medaglie d'oro. Ma lo trovò per mandarlo a Glenn Morris, atleta bianco, che dominò il decathlon. Dello sport si è appropriato il mondo politico e non da oggi. Anzi, forse proprio dal 1936 in poi, da quando Hitler e i suoi concepirono le Olimpiadi come un grande manifesto. E da lì in poi, proprio perché la virginità è andata perduta, lo sport non è mai riuscito a liberarsi della sua connotazione politica. Ma le storie degli sportivi no, quelle sono diverse. Sono storie di uomini che spesso vanno contro l'andamento della storia. Sono storie di uomini che battono la storia scritta non da loro. E questa è l'unica risposta che abbiamo a un mondo che dello sport si vuole appropriare sempre di più per i propri interessi. In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento.